Signor Fry, confido che abbiate avuto un incontro produttivo con il signor Owen. Oh, sì. Abbiamo avuto una piacevole chiacchierata. Ho scoperto che dietro all'elisir lenitivo di Starrick c'è John Elliotson. Il dottor Elliotson? Non sentivo quel nome da molto tempo. Era un brillante cardiologo, finché non è divenuto ossessionato dalla frenologia e dal mesmerismo. Una carriera rovinata. Bene, come procediamo? Con tutto il rispetto, signor Darwin, ma devo continuare da solo. Dopotutto, meglio non attirare troppe attenzioni. Mi sembra molto saggio. A presto, amico! Oh, signor Fry, se doveste trovare un po' di tempo libero, vi prego, venite da me. Ci penso. Hanno aperto un nuovo negozio di alimentari a Fleet Street. Audace, considerando cosa è successo a quello vecchio. Siamo amici, non è vero? Prendetelo! Ci siamo, Meccan!
credi di andare? Quel tipo non mi piace affatto. Allarme! Allarme! Dove troverò il dottore? Come avete potuto notare, a volte applicando un'eccessiva pressione si va incontro a risultati inattesi. Purtroppo l'organo si è rovinato. Portatemi un cadavere. Subito, dottor Elliotson. Non mi importano i tuoi principi, e ancor meno i tuoi dannati pazienti. Ora dammi le chiavi. Che cosa fai? Non hai sentito? Ti licenzio. Ora vattene. Ecco, dottore. Continueremo con l'esperimento tra poco. Tra un attimo confronteremo i cervelli di entrambi i soggetti. E siccome tutti e due i soggetti avevano una propensione alla violenza, riscontreremo protrusioni analoghe in alcune aree del cervello. I cadaveri non portano stivali.
Così è finita. Eppure penso al nuovo inizio. Un futuro migliore, scaturito dal sangue dei visionari. Io vedo solamente il sangue di un pazzo. Credi davvero che uccidere un vecchio fermerà il grande architetto del mondo? Crawford Starrick ha piani gloriosi per l'umanità. I piani possono essere cambiati. Sei un bambino. Un bambino che crede ancora di poter raddrizzare il mondo a colpi di spada. Non hai mai pensato alle conseguenze delle tue azioni, Jacob Fry? O da tuo padre non hai appreso nulla? Sempre allerta, eh? Non devi chiedere.